Se conosco la ricetta più fresca e detox dell'estate? Non lo so, prosciutto e melone? Ma come? Leccare un cubetto di ghiaccio così si appiccica alla lingua e finché non si scioglie fai il digiuno depurativo? Ma dai! Ciao amici! Domanda: che cosa mangiare di veloce, sfizioso e rinfrescante quando arriva il caldo estivo? Oh niente, con questo caldo non riesco a mangiare nulla. Magari è la volta buona che dimagrisco. Guarda che saltare i pasti in estate è la cosa più sbagliata da fare. Ogni stagione vuole il suo cibo e il corpo vuole il suo cibo, altrimenti blocca tutto, anche il metabolismo e addio dimagrimento. Ma cosa dovrei mangiare allora? Cibi leggeri perché quelli troppo grassi appesantiscono la digestione. Cibi idratanti e ricchi di sali minerali per ripristinare i liquidi e i minerali persi con la sudorazione. E cibi rinfrescanti per termoregolare la temperatura del corpo durante il gran caldo. Così ho sfogliato il mio ricettario Trendy e Sano e ho scelto per voi alcune ricettine sfiziose, veloci e rinfrescanti, ma non solo, anche amiche dell'intestino. Ma cosa c'entra l'intestino? Ha caldo anche lui? Esatto, brava! Con questo gran caldo, la sudorazione abbondante e gli spostamenti, i viaggi durante le vacanze estive, spesso l'intestino si blocca. Per fortuna, quello che mangiamo può essere risolutivo, ma deve avere certe caratteristiche, deve essere ricco di fibre ed enzimi, con una buona componente liquida, ricco di sali minerali e rinfrescante. E quindi ecco il mio menù perfetto per una giornata intera, dalla mattina alla sera. Vi piace l'idea? Allora mettete un bel mi piace a questo video, così YouTube lo farà vedere a tante persone che non hanno idea di cosa mangiare in questa calda estate. E arrivate fino alla fine del video, così vi spiego come potete scaricare queste ricette per farle comodamente a casa, senza prendere appunti adesso. Partiamo dalla colazione, yogurt parfait. Scelgo dello yogurt greco o yogurt di cocco non zuccherato come base, perché è uno degli alimenti prebiotici per eccellenza e amico dell'intestino. Aggiungo della frutta fresca a pezzi, fragole, mirtilli, pesca, melone, ricchi di vitamine e minerali. E anche della granola croccante, senza zuccheri aggiunti, perché è ricca di fibre e grassi buoni. Poi in un bicchiere o in una ciotola alterno gli strati di yogurt, frutta e granola fino a riempirlo e concludo con una spolverata di cocco grattugiato o un filo di succo d'acero, così questi zuccheri naturali danno uno sprint di energia in più. Con questa ricetta potete iniziare con qualcosa di fresco, leggero, ma nutriente e saziante, che non vi fa avere cali di zuccheri durante la mattinata e che poi porta a fare la seconda colazione con cappuccio e brioche. Almeno per un giorno vogliamo evitarlo, giusto? Arriviamo al pranzo e io mi faccio un taboulé di quinoa. Preparo la quinoa in chicchi e poi la lascio raffreddare, a volte addirittura la preparo la sera. La quinoa è uno pseudo cereale alleato della regolarità intestinale ed è ricchissima di minerali e micronutrienti amici del benessere femminile. Aggiungo prezzemolo tritato, cetrioli a dadini e pomodorini a cubetti per fare il pieno di sali minerali con un effetto drenante e antigonfiore. Condisco con menta fresca e limone per un effetto digestivo e poi olio e sale, ma senza esagerare. Lo lascio coperto per 10 minuti prima di mangiarlo, così i sapori si amalgamano bene. Buono, ma parfetta boulet e dopo un omelè. Ma parla come mangi? Infatti mangio così, come parlo. Il parfait è un dessert freddo a strati e il taboulé è un'insalata di cereali in chicchi con verdure crude. Ok? Ok. Per merenda va bene uno smoothie? Voglio dire, un frullato? Questo è proprio il miglior amico dell'intestino ed è semplicissimo e buonissimo. Latte di avena, banana, kiwi. Leggero, gustoso e rinfrescante. Perfetto. Le fibre dell'avena e i semini del kiwi aiutano la regolarità intestinale. Attenzione, a volte bisogna berne per più giorni prima di vedere i benefici. Un frullato al giorno, ma va benissimo così. E siamo pronti per la cena. Io adoro fare un'insalata proteica light con ceci e avocado. Per me l'insalatone è un must, io la preparo con verdure verdi a foglia piccola che contengono tanta clorofilla, lenitiva per le pareti dello stomaco e dell'intestino e antiossidante. Poi aggiungo ceci lessati, meglio se bio, se li prendete già pronti, meglio in barattolo di vetro. Sono ricchi di proteine, leggere ma nutrienti. Poi ci metto un cibo che adoro, l'avocado.
tagliato a dadini, ma deve essere bello maturo, non un sasso da tirare al vicino. Contiene grassi buoni e altre proteine veg. Per condire uso olio di oliva, limone, un pizzico di sale e cumino in polvere in abbondanza perché è un ottimo antiossidante. Anche qui prima di servirlo lo spolvero con un po' di coriandolo fresco in polvere in foglie se si trova o prezzemolo tritato. Così dà un tocco di freschezza e sapore in più. Bene amici, voglio sapere quale di queste ricette vi stuzzica di più, scrivetelo nei commenti e quando le avrete provate fatemi sapere com'è andata. Ah, io ho fatto a baby squaletto un frullato con il kiwi di mare. E prima di salutarci, una cosa importante. Soprattutto in estate non bisogna mai dimenticare di bere tanta acqua. Lo sentiamo dire dappertutto, ma chi lo fa veramente? Se fate fatica a bere acqua liscia, potete provare le mie ricette di infusi di frutta che trovate in questo video. Adesso è arrivato il momento, condividete il video di oggi che può essere molto utile a tante persone e iscrivetevi al canale se non lo avete fatto, così riceverete le notifiche quando io pubblico i miei consigli e i miei video. In descrizione trovate il link per scaricare le ricette di oggi e anche per conoscere i miei programmi per chi vuole vivere insieme a me un percorso di salute e benessere naturale. Mangia consapevole e vivi meglio con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Da tirare ai nostri nemici. Evviva, baby squaletto!